Una vita di organizzazione, fatta di qualche iniziativa sporadica, fatta di qualche assalto di qualche caserma, dove c'erano militi che vengono disarmati, come quella di Pietralungo, quella di Cagli, però sono pochi movimenti. E la formazione piano piano si ingrandisce, perché poi si forma un altro gruppo verso Montone, poi questo gruppo di Morena diviene più grande, perché il nostro assume una veste, diviene un po' più grande, una ventina di persone, e inizia questo girare per incontrare i fascisti, e questo girare anche per organizzarsi. Il problema era di far vedere che eravamo molti, ma nell'assalto della caserma di Cagli c'erano tre. A sparare nel treno della Moccaiana, non so se ce n'erano altri due o tre, a fermare la corriera che veniva da Città di Castello, eravamo tre, che poi passavamo da un posto all'altro per far vedere che erano molti. Non è che ingaggiavamo, non è che facevamo la guerra, facevamo notare la nostra presenza. Dire che in quei momenti, momenti anche tragici per la storia della nostra formazione partigiana, cioè immediatamente dopo il tradimento e la delazione di un certo Paciotti, il quale aveva fatto i nomi di tutti quelli che erano gli organizzatori della brigata che si erano già incontrati varie volte nella zona di San Faustino. È per questo che forse a quel nome di prima brigata proletaria d'urto si è voluto aggiungere San Faustino, cioè dal posto dove la brigata è stata praticamente studiata, esaminata e lanciata. E purtroppo, come ho avuto modo di accennare prima, la delazione del Paciotti portò un certo sconquasso, dobbiamo riconoscerlo, nelle linee di quelli che erano i primi organizzatori della formazione, i quali per molti motivi, essendo i loro nomi stati fatti dal delatore, dovettero rifugiarsi chi a destra e chi a sinistra, abbandonando naturalmente la zona. Io che per puro caso mi ero trovato in una di quelle riunioni, perché ero stato convocato per particolari compiti di collegamento addirittura con un aereo che dovevo recuperare, tutte cose che adesso accantoniamo, in quel momento che io mi sono trovato solo, ho trovato al mio fianco solamente gli abitanti della zona di Pietralunga, tutti indiscutibilmente, contadini, operai, proprietari, parroci, i quali mi accoglievano nelle mie lunghe peregrinazioni durante le quali cercavo di riunire tutti quei piccoli gruppi che mi erano stati segnalati già esistenti di questa formazione. Di questa formazione ce n'era un gruppo a Pietralunga, e io incoscientemente, come si può fare certe volte in alcuni determinati momenti della nostra vita, me ne venivo giù a Pietralunga, quando Pietralunga ancora era in mano ai fascisti, c'erano i carabinieri e c'era la Guardia Repubblicana. E gli amici qui di Pietralunga, quando mi vedevano arrivare a Pietralunga così, con le mani in tasca, passeggiando per la strada, proprio per cercare dei contatti, mi guardavano e mi facevano gli occhiacci, come per dire: ma che cosa fai, perché vieni qui? Parlare oggi di quello che la popolazione di Pietralunga ha fatto per la lotta partigiana è un po' difficile, perché non si può dire nemmeno che ci siano stati dei rapporti, perché non c'erano dei rapporti di dipendenza. Il comando della brigata, quando questa brigata dopo fortunatamente si costituì, si dette un ordinamento su piano militare e anche su piano, diciamo così, amministrativo, non dovette mai intervenire con delle imposizioni o con delle vessazioni sulla popolazione, perché era prima la popolazione che veniva incontro a noi, ai nostri bisogni, ai nostri desideri, prima ancora che noi glielo chiedessimo. Noi non avevamo bisogno, come effettivamente ha detto prima Livio, non avevamo bisogno di avere tante pattuglie, tante vedette, tante sentinelle per i nostri servizi logistici. Il nostro servizio logistico erano tutti i contadini, erano tutti gli abitanti della zona, i quali appena avevano sentore di un pericolo, di un rastrellamento, di una visita delle forze repubblichine per il sequestro del bestiame, c'erano allora gli ammassi del bestiame, gli ammassi della carne, gli ammassi delle uova, intervenivano subito avvertendo noi, quei gruppi che loro conoscevano e che sapevano dove erano dislocati, in maniera che noi potessimo tempestivamente intervenire. E mi ricordo di un
di una cosa eccezionale. Quando noi fummo avvertiti che entro pochi giorni si sarebbe provveduto da parte delle autorità repubblichine, si sarebbe provveduto a ritirare tutto il grano ammassato nella badia di San Benedetto Vecchio, a noi ci bastò fare un fischio. No, io adesso non ricordo quante migliaia di quintali erano ammassati in quella, in quella specie di silos, ma io so che ci bastò fare un fischio perché tutto il contado corse con le tregge, con i muli, con i sacchi, molti se li portarono via a spalle, per far sì che noi potessimo riuscire a vuotare completamente quel silos. A Montebello restammo lassù organizzandoci, ci avevamo una machine pistola con un caricatore, ci avevamo una pistola da carabiniere a tamburo, ci avevamo una doppietta, tutto quello che avevamo. A questo momento però devo dire, e che da qui ha avuto un futuro sviluppo, e che ancora ho dei grossi rimorsi, il nostro gruppo si ingigantì perché affluiva tutta questa gente che non sapeva dove andare. Eravamo in cinque noi, però avevamo un servizio logistico organizzatissimo. Il rimorso ve lo spiegherò perché. Perché a Valdescura vivevano tre famiglie, la famiglia di Olinto, la famiglia di Evaristo e la famiglia di Patrizio, che c'erano le loro mogli e ognuna ci aveva una figlia. E loro dovevano essere considerate partigiani combattenti, tutti, perché non si limitavano a donare la pagnotta di pane. Era gente, Patrizio che faceva il mugnaio, andava lui in giro a cercare il grano per mantenere, per fare ogni giorno 40, un giorno sì, un giorno no, 40-50 pagnotte di pane. Che naturalmente questo pane era fatto dalle donne di Valdescura, la Mirca, la Celia, la Sergia, la Maria, e che naturalmente era la nostra infermeria, che naturalmente era tutto, il servizio logistico. Lì ci accomodavano i calzoni, lì ci facevano da mangiare, lì curavano quelli che erano ammalati, lì c'erano le staffette che da lì partivano, andavano in tutti i posti, là. Volevo anche sottolineare un altro fatto, che la presenza dei cattolici delle nostre parti, delle nostre diocesi, della nostra provincia, la lotta contro il fascismo non fu soltanto una presenza nei CLN e una presenza nelle formazioni partigiane, fu una presenza anche sul piano logistico per l'assistenza a chi combatteva, la raccolta dei viveri, la raccolta dei bollini e teste annonarie per darle ai genitori di coloro che non essendo presentati alle armi erano stati privati di questo documento insostituibile per poter sopravvivere, ma soprattutto l'assistenza ai prigionieri alleati fuggiti dai campi di concentramento e agli ebrei. Ecco, sotto questo profilo, oltre che per aver partecipato da cappellani o addirittura da combattenti nelle formazioni, si distinsero molti sacerdoti. Io vorrei ricordare per esempio che il padre Giovanni Ciscato, tuttora presente nella chiesa di San Filippo Neri qui in Perugia, era arrivato a nascondere ben 40 prigionieri scappati dai campi di concentramento dentro la chiesa di San Filippo Neri. Di questi in massima parte erano jugoslavi che lavoravano nelle miniere di Bastardo e di Morgnano e da lì erano scappati al momento dello sfaldamento delle truppe dell'esercito italiano. Io sono stato per circa un mese, forse più, con i partigiani jugoslavi e da loro appunto con le conversazioni che ci sono state ho appreso, no, in che maniera si comportavano, come facevano quando magari mandavano delle donne a conversare o a sapere notizie con l'avversario, magari le facevano addirittura prostituire per sapere notizie molto importanti, cosa che naturalmente non è avvenuto da noi. Ci troviamo nel villaggio di Aliena, davanti alla casa che era l'alloggio del comando della brigata Gramsci, la quale durante il giorno, nelle ore operative, aveva la sede nell'albergo Italia. Poi alla notte si abbandonava Cassia e questo era l'alloggio del comandante, del commissario politico.
C'è qualcosa a titolo di precauzione il comando faceva in maniera che qui non passassero, non stazionassero altri partigiani, in maniera che il paese non venisse preso di mira particolarmente, appunto per misura di sicurezza nei confronti del comando che alloggiava in questa casa durante la notte. Durante la notte, naturalmente, poi non in permanenza, perché noi si operava in varie zone. Io stesso, quando avvennero i fatti, io mi trovavo nella zona di Colfiorito, a San Martino, dove c'era stato un convegno di partigiani della Brigata Garibaldi di Foligno. Oh, e in tutto il periodo della campagna partigiana, le relazioni, ad esempio, della Brigata Gramici venivano spedite qui a Campitelli, venivano portate qui da compagni, da staffette, da impegnati nella lotta clandestina, perché qui appunto era il centro di raccolta di queste circolari, in quanto questa casa, gli abitanti di questa casa, e precisamente Faina Livio con la sua figlia, che ha dato un forte contributo, una maestra allora giovanissima, che ha dato un forte contributo per l'organizzazione di questi contatti clandestini con il centro di Roma, Cardinali Armando, che abitava prima qui vicino al Vocabolo Rio e che per ragioni di sicurezza poi si è spostato e ha abitato proprio in questa che era una cantina insieme con la sua famiglia, qui appunto era un centro che manteneva il contatto con Roma, con la forza organizzativa clandestina. Perché avevano bisogno di viveri, ci avevano mandato a dire che avevano proprio fame. Allora in 4-5 ci premurammo di portare qualche cosa e andammo a piedi verso Monte Malbe. E io, pensate l'incoscienza e l'ingenuità, direi, io avevo in mano un foglio di carta sul quale c'era tutto scritto, dove tutto un appunto con tutto un bel disegnino dove stavano nascosti, perché noi non lo sapevamo dove erano nascosti, non l'avremmo ritrovati. E io andavo con questo bel blocchettino in mano, mi sentivo proprio importante, capito? Con una borsa sulle spalle, che non era lo zaino, che allora non ce l'avevamo gli zaini, era una borsa con i manici infilati così, e dentro c'erano un po' di viveri. E questo blocchettino in mano, camminando in campagna ancora sul piano, a un certo punto entrammo di passaggio in un'aia di un contadino. Immediatamente ci guardammo in faccia, era piena di tedeschi. C'erano tedeschi soldati e graduati che stavano montando dei cannoni. Montavano dei cannoni, qualcuno c'era un bel pozzo e si lavava, si faceva le sue cose in questo pozzo, qualcuno si sbarbava, qualcuno si vestiva. Noi ci demmo un'occhiata in faccia e poi seguitammo a camminare imperterriti, proprio senza fiatare, ma col cuore che non vi dico, forse si vedeva che batteva forte. Pensate se mi prendevano con quella, ce l'avevo in mano. E passammo, non ci disse niente nessuno, però eravamo tre ragazze. Niente, è come se fossero passati tre galline, uguale per loro, fu la stessa cosa. Meno male, una volta tanto. Però quando arrivammo dove erano i ragazzi e dicemmo che c'erano i tedeschi lì sotto, quelli impallidirono e dissero: ma come? E siete passati in mezzo? E ce li siamo trovati proprio davanti. Non è stato, non è che l'abbiamo fatto di proposito. E videro che io, e c'è quello che è quel foglietto che mi avete mandato. Mamma mia. Non vi dico, ci avete fatto passare la fame, dalla paura. Insomma, loro dovettero cambiare posto immediatamente. Noi dovremmo fare un giro enorme per rientrare a casa, passare da verso Corciano, per ritornare e non ripassare lì, perché poteva anche non andare bene come era andata prima. Il pericolo c'era, ragazzi, ma noi lo capivamo poco. Perché vivendole, le cose, vivendole al momento, non è come raccontarle. Se uno le racconta capisce, ma ho rischiato tanto, che cosa mi poteva succedere. Ma lì per lì non lo capivamo molto. C'era la spensieratezza della gioventù.